ragazzi, adesso faremo una cosa molto importante, che oggi devo lavare anche i cagnolini, quindi ci sta un po' da fare. Allora, adesso passeremo la pittura fosforescente. Allora, ci stanno due tipi di pittura, la pittura fluorescente e la fosforescente. Allora, in tutti e due i casi non dovete pensare che illuminano chissà che cosa, però comunque fanno questo effetto simpatico. Noi passeremo la pittura fosforescente, vuol dire che è trasparente, però quando si carica di una buona illuminazione, quando si toglie tutta la luce, si forma la fosforescenza, che in generale è di colore verde. Però inizialmente la pittura è trasparente, risulta bianca, però poi nell'asciugarsi diviene trasparente. Quindi noi andremo a passare adesso su tutto il palazzo, dopodiché la facciamo seccare, lavo i cagnolini e stasera passeremo praticamente la vernice brillante. Questo composto ci permetterà di avere una brillantezza e in più anche una fosforescenza. Quindi lasciamo seccare domani, che è domenica, che non c'è Jeff, quindi lasciamo seccare tutta la giornata di domenica, per poi lunedì fare la fase finale del video. Nella fase finale del video noi andremo a passare su tutto, anche i draghi, su tutto andremo a passare la L30. La L30 è una resina in colore proprio come l'acqua, infatti viene utilizzata principalmente per fare cose decorative con l'acqua, però è principalmente usata per creare i piani di lavoro delle cucine. Quindi oltre che essere antigraffio e antidistruzione praticamente, perché è una resina molto molto forte, infatti impiega 72 ore per la totale essiccazione, la cosa bella di questa resina è che noi avremo poi la possibilità di pulire la nostra scultura dalla polvere, e in più proteggerà per tutte le cose, proteggerà per l'acqua, proteggerà per il grasso che si forma nella casa normalmente. Ok, allora adesso andiamo a passare, prima mi vado a preparare il banchetto di lavoro, andiamo a passare alla nostra pittura fosforescente. Voilà, allora ragazzi, passando quindi alla nostra pittura fosforescente, vi consiglio sempre di passarla in modo abbondante, una prima passata, poi dopo penserete magari a crearne altre passate. Più passate fate e più dura praticamente la fosforescenza. Però in ogni caso comunque la fosforescenza dura al massimo una mezz'oretta, ecco. Cioè questo è tutto così. Quindi, come vedete, risulta bianco, ma in realtà risulta bianco, ma in realtà non è così. Quando si asciuga, praticamente la pittura svanisce. Voilà, vedete già questa parte che si sta asciugando. Per far asciugare una pittura del genere, come in ogni cosa, dovete sempre lavorare a una temperatura di 25-20 gradi e quindi poi dovete farla seccare. Diciamo che potete lavorare anche quando fa freddo, solo che logicamente impiega molto tempo per asciugarsi. Allora, una volta che praticamente la pittura si sarà asciugata oggi pomeriggio, oggi fortunatamente anche una giornata di sole, non lo voglio dire perché qua a Parigi sempre tutto molto triste il tempo. Allora, quindi una volta passata questa pittura qua, quindi faremo un paio di strati. Vedete, guardate la differenza di come si sta asciugando. Quindi fate sempre un paio di strati direttamente per pezzo, in modo che
in modo che ve la andate a togliere dai piedi. Allora, la pittura che andrà sul nero anch'essa diventerà fosforescente, ma non si vedrà. Il supporto per questo tipo di pittura, la parte che dovete pittare, deve essere sempre di un colore chiaro, che altrimenti non funziona per niente. Oppure, per esempio, vedete, sta andando sulla parte rossa, la parte rossa praticamente non verrà proprio calcolata dalla pittura, non si vedrà, quello che ti vedrà sarà la parte trasparente, una parte colorata, voglio dire, la parte più colorata. Voilà, e quindi ci facciamo praticamente tutto il palazzo. Voilà, allora ragazzi, abbiamo passato quindi la nostra pittura fosforescente da tutte le parti, nel palazzo, anche le unghie dei piedi, della coda, dei nostri draghi. Una cosa che io voglio dire, che è molto importante, quando voi passate queste pitture, ma non solo la pittura trasparente, la pittura trasparente, la pittura fosforescente, quello che volete voi, ed avete già impiantato delle cose che sono elettriche, vi consiglierei di mai assolutamente di testare quando la pittura è ancora fresca, perché non volendo può darsi che voi avete preso qualche parte elettrica che diciamo può creare dei problemi al montaggio, all'illuminazione. Quindi io vi consiglierei di lasciare perdere le vostre curiosità, perché io sono convinto al 100% che tutti quanti magari in questo momento sono curiosi per incominciare ad accendere le lampadine, quindi vedete la fosforescenza. Lasciate perdere la vostra curiosità, la fosforescenza si vedrà ugualmente. Lasciate seccare tutto, qualsiasi pittura che voi fate, che voi passate. Allora, la pittura fosforescente, come vedete, è molto cremosa. Questa parte che voi vedete, per esempio, che è presente la pittura, non vi preoccupate, perché la pittura fosforescente praticamente parte, diventa praticamente il nostro palazzo non ha perso completamente di colore, cioè il colore rimane sempre lo stesso. Vedete? Incomincia a fare la sua trasparenza nel seccaggio, quindi il palazzo, tutto il pezzo che voi avete creato, ritornerà al colore originale. Vedete già come sta? Questa qua è una netta differenza tra, vedete, la fosforescenza e il colore che incomincia a partire. Quindi il colore bianco incomincia a partire e diviene tutto trasparente, quindi non vi fate nessun tipo di problema, che dopo rivedete di nuovo lo stesso colore. Un'altra cosa che volevo dire, adesso quando si sarà seccata, normalmente ci vogliono 3 ore, però anche prima, 3 ore vuol dire l'essiccazione completa, già 1 ora e mezza la parte esterna, la più esterna, già si è seccata. Quindi già voi o fate un'altra passata, se magari la volesse ben illuminata, come ho fatto io ho utilizzato quasi un barattolo, diciamo che questo barattolo ho utilizzato per tantissime altre cose, però comunque era un 3/4 di barattolo e l'ho utilizzato per tutto, quindi ho fatto 2 passate direttamente, se non ho lasciato seccare, quindi ho consumato tutto direttamente. Quindi una volta che si è seccato, noi possiamo passare la pittura trasparente. La pittura trasparente che passeremo sarà la stessa pittura trasparente che abbiamo utilizzato per fare il nostro drago. Perché non quella spray? Perché la pittura trasparente, questa qua fatta a crema, è migliore di quella là spray, perché crea come una specie di lente di ingrandimento, non solo che protegge la pittura, praticamente quella che c'è sotto la rende lucida e la protegge, ma in più funge anche da lente da ingrandimento. Quindi praticamente voi, oltre ad andare a vedere i colori meglio, vedete anche i colori che sembrano tridimensionali, come quell'effetto che vi ha dato praticamente sui draghi.
vedete che ha fatto un effetto che è tridimensionale, come te. Poi purtroppo non so se lo riuscite a vedere attraverso la telecamera, non penso, perché come quello che, come dico sempre, l'occhio non sostituisce mai l'obiettivo di una telecamera, mai. Quindi l'obiettivo di una telecamera è una cosa e l'occhio nudo ne è un'altra. E vi posso garantire qua che a occhio nudo è uno spettacolo di colori che non vi potete proprio assolutamente immaginare. Allora ragazzi, aspettiamo quindi questo paio di ore e passeremo la nostra pittura trasparente. Dopodiché lasciamo stare una bella giornata e finalmente lunedì andremo totalmente a terminare la nostra scultura. A più tardi. Allora ragazzi, mi hanno messo a posto perché altrimenti i cannellini schizzano sopra e purtroppo non posso stare collegato troppo alla scultura per tutto il tempo. E allora quindi lasciamo seccare bene il tutto oggi pomeriggio verso le 6, andremo praticamente a fare la passata. Verso le 6 si sarà seccato tutto, siamo su mezzogiorno, quindi sarà seccato veramente bene tutto e passeremo la nostra vernice trasparente, ok? Brillante. Ciao ciao a tutti. Allora ragazzi, come vedete sta sparendo. Guardate, quindi sta ritornando tutto alla normalità. Logicamente dove ne ho messo di più richiede più tempo, no? Una cosa normale. Vedete? Però non vi dovete preoccupare, perché comunque tutto si toglierà, diventerà normale come voi l'avete fatto. E poi quando sarà la sera, che sarà ben illuminato, per una mezz'oretta, un'oretta, mi farà una bella fosforescenza, che però purtroppo la fosforescenza non si nota tanto per la telecamera. A occhio nudo sì, la telecamera dobbiamo vedere un po', ma penso di no. Ho provato con tante altre cose, con la telecamera non sono mai riuscito a inquadrare la fosforescenza. Voilà, a tutta l'ora. Allora ragazzi, sono le 6 e praticamente è rimasto solo qualche pezzo e così, ma tutto il resto è quasi ritornato alla normalità. Sono rimasti solo i pezzi in cui ce ne sta molto, perché poi ho fatto due belle passate, belle piene. Adesso passeremo adesso il bianco, il trasparente lucido, ok? Wow. Voilà ragazzi, allora lo stesso effetto come una pittura fosforescente praticamente svanisce una volta essiccato, svanisce e rimane la patina luminosa che rende poi tutti i colori che ha sotto brillanti, ok? Questa è una pittura che potete miscelare anche alla tempera direttamente, ottenendo quindi il colore della tempera già lucido, che poi in fin dei conti il colore della tempera è un colore acrilico, di per sé è matto, quindi aggiungendo questo nel colore potete ottenere così il colore lucido. Oppure magari quando terminate un quadro come questo potete passare sopra, non questo, perché questa è un'opera d'arte, però qualche quadro, magari potete testare qualche quadro che avete a casa che non è di valore, potete praticamente passare questa pittura e rende tutto molto lucido. Una pittura acrilica trasparente, brillante. Ok? Allora ragazzi, alla prossima puntata terminiamo così il nostro Empire State Building, perché la prossima puntata faremo la passata con la resina. Dobbiamo quindi aspettare che si secca questa resina, occorrono 72 ore per farla seccare e passeremo proprio da tutte le parti la resina,
E quindi poi faremo, diciamo, l'applauso finale, come giustamente è ovvio e anche bello fare, l'applauso finale dove andremo a posizionare la nostra scultura, quindi la andremo a posizionare, facciamo questa festicciola, diciamo. Tutto questo capiterà nell'ultima puntata, quindi la 70ª puntata. Ciao ciao a tutti!